Francia che fa questo tipo di terapie, ma noi non produciamo il virus. Il virus è prodotto da un laboratorio che è sostenuto per l'Associazione Francese contro le miopatie, un laboratorio che si chiama Geneton, che è in periferia di Parigi ed è non so quanti migliaia di metri quadrati per produrre in condizioni sterili questo virus. Ma noi non facciamo la produzione. Certo, perché c'è quest'altro aspetto molto importante che una serie di regolamenti e di normative europee hanno imposto un certo tipo di controlli e di garanzie, diciamo, di sicurezza per le persone che producono, manipolano questi virus, così da rendere queste imprese molto complicate in realtà, e in realtà soltanto pochi posti possono affrontare la produzione di questi virus come farmaci. Uno è la ditta Molmed di Milano, credo sia quella che vi fa il virus a voi di Milano, e poi dicevi la tua ditta francese che prepara. Sì, non è la mia ditta. Non è la tua, ma che preparano questi virus. Anche lì c'è un passaggio di tecnologia interessante. Io invece ho fatto il ricercatore sperimentale su virus di questo tipo, con cui vi dicevo, per esempio, infettavo i polli in Germania, e lì avevamo invece il virus prodotto sperimentalmente tutti i giorni sul bancone, e ci avevamo una gran confusione dei virus del mio collega giapponese, la mia collega svizzera, ciascuno aveva il suo virus, ma era un contesto sperimentale. Quando si passa da quel contesto a produrre un farmaco, questa cosa cambia radicalmente. Decine e decine di persone devono essere occupate per produrre un virus con la garanzia di sicurezza e di efficacia di un farmaco. Prima che questo arrivi nelle strutture come quelle dirette e coordinate dalle due persone che sono a fianco a me, in cui si passa a trattare i pazienti con questo virus. E allora quali sono i risultati clinici delle sperimentazioni che a Milano e a Parigi avete ottenuto con la terapia genica? I risultati nascono da un lavoro appunto di molti anni. La prima bambina che è stata trattata nel 2000, quindi una bambina che aveva pochi mesi e oggi ha 10 anni. Questa bambina non aveva un donatore di midollo, quindi è stata avviata la terapia genica e oggi sta benissimo, fa una vita normale alla scuola, è una bambina peraltro che vive in Palestina. E poi tanti altri bambini italiani, europei, americani oggi possono fare una vita normale perché non hanno più problemi di infezioni, non hanno più il difetto genetico nelle loro cellule staminali che è stato riparato, e quindi il loro sistema immunitario adesso è in grado di proteggerli e di difenderli. E questi risultati sono molto importanti per quei bambini, ma lo saranno ancora di più per tanti altri bambini che per altre malattie, sempre applicando lo stesso principio, poi potranno essere curate grazie a questo tipo di approccio. Sì, io voglio dire giusto una cosa, perché quello che dice Alessandro è giusto, però per darvi un ordine di grandezza, quando lui dice tanti bambini, in realtà sono pochi bambini, perché se mettiamo tutti e tre i centri, Parigi, Milano, Londra, che sono i centri che hanno fatto questi protocolli clinici e che hanno trattato bambini da tutto il mondo, perché gli americani non sono ancora riusciti in questo campo a fare dei protocolli clinici efficaci, per una volta. Se mettiamo tutti questi centri insieme, più un centro in Germania per un'altra malattia, abbiamo trattato complessivamente una cinquantina di bambini. Ma se guardiamo il registro internazionale del trapianto di midollo per queste malattie, ci sono migliaia di bambini che sono stati trattati con un midollo osseo sano. Questo per dirvi, abbiamo 50 contro centinaia di bambini. Quello che vorremmo noi, quello che speriamo di fare con questa nuova tecnica, diciamo, è di sostituire questi centinaia di trapianti da una persona sana a una persona malata con questa tecnologia della terapia genetica. Quindi ancora non ci siamo ai primi passi di questo modo di trattare i bambini. Allora, io Sero, voi avrei chiesto subito perché in America non fanno, visto che
tutti, abbiamo qua una ricercatrice bravissima che è partita da Cremona per andare a New York, ma credo che abbiamo un avvantaggio, non abbiamo molti avvantaggi sugli americani, ma ne abbiamo uno che è molto grosso secondo me e che ci permette ancora di essere molto competitivi, che è questo che noi chiamiamo la ricerca clinica. In America la ricerca fondamentale, la ricerca nei reparti è separata completamente. Invece in Europa siamo riusciti a mettere i ricercatori biologisti vicino ai medici e a parlarci molto più spesso e molto più frequentemente per costruire dei protocolli insieme. E questo ci ha dato un vantaggio molto importante su questo tipo, per esempio, di terapie innovanti che in Europa si fanno e gli Stati Uniti sono un po' dietro di noi per la prima volta, credo, nella ricerca clinica, quindi possiamo fare delle cose competitive in Europa a un livello molto più importante di quello che è fatto in America in ricerca fondamentale. E dal punto di vista poi del trattamento in clinica, le strutture in cui questi bambini sono trattati sono strutture particolari, complesse, sono strutture normali? Com'è la gestione della terapia genica da un punto di vista clinico? Dal punto di vista delle strutture sono esattamente le stesse in cui si fanno i trapianti di midollo, i requisiti sono gli stessi, quindi sono delle stanze protette perché il bambino entra che è malato e quindi deve essere protetto, non è molto diverso. Quello che cambia è tutta la gestione, perché stiamo parlando di sperimentazioni, stiamo parlando di farmaci sperimentali, quindi c'è bisogno di infermieri di ricerca, c'è bisogno di persone che seguono i documenti in maniera particolare, c'è bisogno di autorizzazioni da parte delle autorità regolatorie, in Italia l'Istituto Superiore di Sanità, quindi c'è alle spalle tutta una procedura molto lunga e complessa che deve garantire anche i pazienti e quindi la gestione dal punto di vista della regolamentazione della sicurezza è ovviamente più complessa, anche se poi alla fine il trattamento è molto simile. Ora stiamo parlando, come avrete capito, credo tutti, di un territorio di frontiera, cioè dove la ricerca si associa alla medicina ed esplora un campo nuovo. Quando si è in questa situazione può capitare di tutto durante l'osservazione, non è prevedibile prima quel che accadrà. Tanto per tornare al trapianto di midollo, quello diciamo così che ci sembra oggi convenzionale, che ha soltanto 40 anni di vita, quando è iniziato alla fine degli anni 60, ha avuto ancora una volta in Francia un periodo, un'esplosione vera e propria, perché sembrava che delle persone fossero guarite con questa procedura, stiamo parlando in questo caso di ammalati con leucemie e con linfomi, ma pensate, è stato fatto al meglio il trapianto di midollo, soltanto che alcuni elementi di conoscenza mancavano e dopo un po' ci si accorse subito nel primo anno che tutti questi ammalati morivano, rigettavano tutti i trapianti e sono morti tutti i primi trapiantati, non per cattiva volontà, non per cattiva conoscenza, non per cattiva qualità dei medici o dei ricercatori, per mancanza di conoscenza. Non sapevamo che esistono delle leggi di compatibilità genetica che erano ancora da scoprire. Quando poi sono state scoperte, nel cane in particolare da un gruppo tedesco e poi in altri animali, poi si è tornati nell'uomo, il trapianto di midollo ha ripreso il suo interesse, tant'è come voi tutti sapete, quando trapiantiamo oggi qualcuno cerchiamo prima il donatore geneticamente compatibile o identico. Questo concetto, scontato oggi, era totalmente ignorato quando la storia del trapianto è incominciata. Pensate, era come fare le trasfusioni prima di sapere che c'erano i gruppi. Altra storia accaduta. E allora che cosa può accadere, Marina? Va sempre tutto diritto in queste storie nuove o può accadere di trovare cose che non vanno, incidenti di percorso? No, noi siamo pieni di incidenti di percorso, fortunatamente. Noi abbiamo fatto abbiamo trattato una malattia, un deficit immunitario un po' diverso da quello di cui si occupa Alessandro.
con il gruppo di Milano, Alessandro Aiuti, che voi conoscete bene.